Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, lo sfondo e la verandina, ovvero quel luogo antistante la cella numero uno che voi spesso visitate, vi affacciate e trovate questa bellissima chiesa oggi colorata di bianco. Per raccontarvi quello che accadde il 19 febbraio del 1954. Padre Pio aveva 67 anni, doveva compiere 67 anni. E racconta padre Costantino Cabobianco che in quelle giornate padre Pio fu costretto a letto con una febbre altissima. Infatti padre Costantino scrive: io, ignaro della cosa, non sapevo a cosa attribuire questa improvvisa malattia, questa improvvisa febbre altissima del carissimo padre. Però, aggiunse, il caro, molto reverendo padre Agostino, molto addentro alle segrete cose di quell'anima singolare, mi disse: ma perché gli fanno sapere certe cose a padre Pio? Perché? E poi spiegò: padre Pio si era ammalato perché in quei giorni Papa Pio XII, scrive testuali parole padre Costantino, era in grandi angustie. Il Papa si era ammalato, il Papa stava male. E aggiunse padre Agostino: ogni volta che sente certe notizie, padre Pio si ammala. Il Santo Padre stette male, padre Pio pregò. Subito dopo il Santo Padre guarì. E una volta che era venuto a conoscenza dell'offerta eroica di questo frate minore cappuccino di San Giovanni Rotondo, tramite Sua Eccellenza, Monsignor Giambattista Montini, che all'epoca era segretario di Stato di Sua Santità e poi, come sappiamo tutti, è divenuto Papa Paolo VI nel 1968, gli scrisse una lettera, ma era indirizzata al ministro generale, alla Curia Generale dei Frati Minori Cappuccini. E dice proprio così: il fervoroso interessamento del reverendissimo padre Pio da Pietrelcina per la salute di Sua Santità si aggiunge con particolare conforto alle universali testimonianze di affetto di tutto il mondo cattolico. Ringraziando il buon padre della sua filiale carità e delle preghiere che così premurosamente sollecita da altri, l'augusto pontefice forma cordiali voti per la sua persona e il suo sacro ministero e gli invia di cuore l'apostolica benedizione. La lettera poi termina con un'indicazione al ministro generale: prego la paternità vostra, reverendissima, di voler comunicare quanto sopra allo stesso padre Pio da Pietrelcina.